prova sul campo, sto tagliando tutto questo cespuglione qui con la taglia rami. Adesso vi faccio vedere il diametro del taglio più o meno com'è. Questo è uno dei più piccoli e adesso vi faccio vedere come viene il prima e dopo. Questo enorme cespuglione lo andiamo tutto a togliere e lo liberiamo. Qua ho già cominciato, come potete vedere è abbastanza, le radici sono abbastanza grosse. Qua c'è l'asparago di mia moglie che non posso tagliarlo via. Vi faccio vedere un prima e dopo dei lavori. Comunque è una bomba, sta cesoia è veramente una bomba, io ho già cominciato, è una bomba incredibile, ho fatto, dopo faccio anche l'ulivo. Andiamo avanti ragazzi, questo è il lavoro. Abbiamo tagliato con la cesoia quella batteria Parkside, ho tolto tutti i rami, tutto il cespuglione che c'era sotto il lauro. Signori, guardate che spettacolo, che luce che ha adesso, eh? Cioè, ma vi rendete conto quanta roba era? Guardate, guardate quanta nera. Tra l'altro non ha consumato proprio nulla, guardate, guardate i rami, sono rami grossi, non è che sono piccolini, E questo è tutto quello che c'era intorno al lauro, vedete i rami così. E adesso l'abbiamo pulito, e la cosa spettacolare è che veramente non consuma nulla, anche perché non è un attrezzo che deve frullare, deve girare come i trapani, le smerigliatrici. Guardate la batteria quando premo il tasto, è ancora piena, e ho fatto tutto sto lavoro, tutto, vedete, vi ricordate com'era prima l'albero, tutto pieno. E non solo, ho tagliato anche qualche rametto d'olivo, adesso vado avanti a lavorare. Non consuma niente ragazzi, con una 2 ampere, ragazzi, 2 ampere, è uno spettacolo questo attrezzo qua, spettacolo. Ok, adesso andiamo a fare il test della durata, voglio vedere quanto dura la batteria da 2 ampere. Come abbiamo visto non si è scaricata per nulla, ha ancora tutte le tacche piene, come potete vedere, perché comunque è un attrezzo che deve solo aprire e chiudere le forbici, non è un attrezzo come un trapano, una smerigliatrice che devi girare in continuazione. Adesso voglio praticamente tagliare tutti questi rami, tutto questo cespuglio che ho tolto, che poi sono formati da questa base qua, vi faccio vedere, ecco qua, voglio tagliarli tutti in cubetti e riempire la carriola. Vediamo un po' se ce la fa e se consuma con una 2 ampere, riesco a finire tutto il lavoro. Ok, andiamo avanti. Praticamente cosa sto facendo? Sto facendo questo lavoro qua per vedere quanto mi va a durare la batteria, tagliando tutti questi rami che ho appena già tagliato dal terreno, dalla pianta. Andiamo a vedere anche di tagliarli minuziosamente, così vediamo la pistola quanto dura. Ok, vi faccio vedere, vedete quanti già ne ho tagliati di questi, e andiamo avanti perché ce ne sono ancora tanti. La batteria, siamo ancora a 3 tacche, eh? So se si vede, andiamo avanti. Sto provando a farne uno a mano, così giusto per vedere, cioè io così già non riesco, e la lama si è incastrata, come cavolo fate a dire? Ho sentito qualcuno che dice tagliateli a mano, a mano si fa prima, cioè io non riesco, sto tentando, oh è andata però, oh ragazzi, cioè no, non ce la si fa, cioè ogni ramo è un casino. Fammi provare con, no, io non ce la faccio, aspettate, oh, ce l'ho fatta, sì, però scusatemi, ora non vorrei fare quello che in un attimo chiama i rinforzi, però scusate, rispetto a quella,
aspettate che l'ho presa male. Andiamo avanti. Ragazzi, io comincio a essere un po' stufo, ho fatto più di 1000 tagli qua, ci sono tutti i ramettini, mi sa che mi stufo prima io della batteria, guardate, quasi finito, e la batteria c'ha ancora, ho visto, come tacche, c'ha ancora due tacche, il verde non c'è più, arancione e rosso. Quindi dura un'infinità sto attrezzo, un'infinità, cioè vi stufate prima voi di fare il lavoro che si scarica lui con una 2 ampere. Ah, sono rimasti solo questi, mia moglie mi sta aiutando, me li sta passando, praticamente sono rimasti solo questi da tagliare. Andiamo avanti. Ah, un'altra cosa, dicono, molti si spaventano, ah, ma le lame di ricambio, ma cioè, oh, io avrò fatto più di 1000 tagli oggi, le lame sono ancora perfette come il primo giorno. Dopo gli le pulirò, ovviamente gli metterò un po' di VD, un po' magari vedo, ma le terrò sempre pulite. E ragazzi, non consuma niente di batteria, non consuma veramente niente. Andiamo avanti. Questo è un bel pezzo, un bel pezzone da tagliare, non so se ce la farà, proviamo. Sì, l'ha tagliato. Beh, certo, se l'ha tagliato dalle radici, però io sto andando proprio a cercare il pezzo, quello più grosso, vedete qua cicciuto, e lo taglia. Che bello. Andiamo avanti, c'ho una mano sola, vi ricordo, ecco, tagliamo sto pezzo. Ragazzi, è un mostro. Ragazzi, e di questi ne taglia poi anche 3 alla volta, senza problemi, vedete, per fare anche prima ne taglia 3 rami alla volta. Io ho paura poi di tagliarmi le dita, aspettate, ok. Beh, oramai sono rimaste poche foglie. Andiamo avanti, ho quasi finito, poi vi dico la batteria quant'è. Ok ragazzi, abbiamo finito, abbiamo veramente ripulito tutto, sia vi ricordate il cespuglio con i rami che c'erano sotto il lauro, e abbiamo finito anche tutta quelli, i pezzi di tutti i rami che avevo tagliato, li ho tutti poi fatti finemente con la taglia, con la cesoia, e guardate, questo è quello che ho riempito tagliandoli proprio fini fini, pezzi pezzi. Praticamente ve ne ho lasciato un ultimo qui, alcuni li ho tagliati addirittura in questo modo, proprio fine fine, poi li ho buttati dentro, vedete, se vado a prendere sono tutti pezzettini piccoli che ho tutto tagliato, e tutto quello che c'era sono riuscito a infilarlo in questa carriola e a premere in modo, in più ho potato anche un po' l'ulivo, ho tagliato quei rami di ulivo. È rimasto quest'ultimo che ve l'ho lasciato apposta per farvi vedere che sull'attrezzo è ancora rimasta una tacca, funziona ancora. Quindi adesso vi faccio vedere come vi taglio anche l'ultimo pezzo e funziona. Allora, tienimelo con ancora una tacca di batteria, vieni qui che tagliamo l'ultimo pezzo. Avrò fatto più di, credo, un migliaio di tagli sicuro, tutto il pomeriggio che taglio. Quindi ragazzi, non solo questo è uno, non solo questo secondo me è uno dei migliori attrezzi Parkside, ma è quello che consuma con una batteria da 2 ampere ancora, vedete, ancora funziona. Ora la lama non si è per nulla rovinata o consumata, che già sento, le lame di ricambio, le lame di ricambio le trovate sul sito Compernas o Grizzly Tools, c'è il ricambio, le potete acquistare lì.
e... ma per il resto guardate, io dopo aver fatto questo test oggi pomeriggio, che ci ho dedicato un pomeriggio intero tra questo e aver tagliato tutto lì, vi posso assicurare che è uno dei migliori attrezzi Parkside. E quando, se sentirò in giro qualcuno che ne parla male, non gli crederò, mi dispiace, ma non è credibile, perché dopo come l'ho usato io tutto il giorno, tutto il lavoro che ci ho fatto con una batteria da 2 ampere, qualsiasi cosa mi vengono a dire, purtroppo non sono credibili. Bene ragazzi, è tutto, sono stanco, sono stufo e niente, vi mando un forte abbraccio e vi saluto a tutti quanti. Ciao ragazzi.